Buongiorno e benvenuti a questa nuova edizione di TM Notizie. Ascoli, teppisti in azione. Ieri notte alcuni teppisti hanno pensato di divertirsi tagliando pneumatici e danneggiando varie auto. Il teatro dell'azione ha interessato varie zone del centro. Sono ora in corso indagini per individuare i colpevoli. Il subbuteo torna a San Benedetto. Sabato 15 e domenica 16 novembre, il Palasport Bernardo Speca ospiterà 44 squadre provenienti da tutta Italia che disputeranno i gironi di andata dei campionati nazionali di Serie A, B e C. Durante i due gironi di gare si disputeranno i gironi di andata e il ritorno è previsto nel mese di aprile, quando i verdetti sanciranno la squadra campione d'Italia, oltre a promozioni e retrocessioni. L'ingresso è gratuito. San Benedetto del Tronto, la giunta approva il progetto preliminare per asfaltare l'Adriatica. Nella seduta di giunta di lunedì 10 novembre è stato varato il progetto preliminare per il restyling di circa 2 km del tratto urbano della statale Adriatica, quello compreso tra il ponte sul torrente Albula e la rotatoria in zona Ragnola. Per l'intervento sono stati stanziati 300.000 euro, fonti derivanti dal bilancio comunale. Ieri a Grottammare è terminata la 2 giorni della Fiera di San Martino, appuntamento fisso per famiglie, coppie e abitanti dell'Interland. Un modo, a nostro parere, per vivere momenti di socializzazione, preziosi in quest'epoca di chat e internet. Un'occasione per incontrare tante persone e degustare le specialità che segnano il passaggio tra l'autunno e l'inverno. In primis, castagne e vino novello, nonché una buona scusa per acquistare qualche oggetto, a volte utile, a volte solo per ricordarci di esserci stati. Andiamo in tv? Siamo in tv. Delitto di Pietro Sarchiè. Abbiamo ascoltato sua figlia Jennifer, che ci aggiorna sugli sviluppi del caso. Vediamo il servizio.
Scoperta bisca clandestina vicino al porto, denunciato il titolare. Blitz dei carabinieri alle 3 di notte dell'11 novembre all'interno di una sala slot San Benedettese che si trova nell'area portuale. Al piano superiore del locale i militari si sarebbero trovati di fronte a una vera e propria bisca clandestina con tavoli verdi, fiche e carte da poker. Sembrerebbe che proprio prima dell'irruzione dei militari qualcuno avrebbe provveduto a buttare nel secchio dell'immondizia tutte le testimonianze dell'operato della bisca. Il blitz dei militari è arrivato dopo una serie di segnalazioni e ha portato alla denuncia del titolare dell'attività e all'identificazione di 17 persone. Il locale per il momento è stato posto sotto sequestro. Tratto in salvo l'escursionista disperso dall'infernaccio. È stato ritrovato l'escursionista fermano di 40 anni, del quale da lunedì non si avevano più notizie. Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico di Ascoli è stato allertato alle 15.45 di martedì dai carabinieri di Monte Monaco per un mancato rientro della sera prima di un escursionista di fermo. Avrebbe lasciato la macchina lunedì al parcheggio delle gole dell'Infernaccio per un giro in montagna. La squadra di Ascoli, con i carabinieri di Monte Monaco, ha iniziato le ricerche e ha ritrovato l'escursionista sul terreno che conduce all'eremo. Il quarantenne è stato soccorso dal 118. Passiamo a Porto San Giorgio. Stalking, querelati due sangiorgesi. I carabinieri della stazione di Porto San Giorgio, concludendo un'attività di indagine conseguente a varie denunce e querele, hanno applicato la misura cautelare del divieto di avvicinamento alle vittime nei confronti di due cinquantenni sangiorgesi. Gli uomini avevano da tempo messo in atto una serie di comportamenti violenti ed intimidatori nei confronti di due donne. Ora dovranno rispondere del reato di atti persecutori. Vi ricordiamo che sabato 15 novembre alle 21.15 presso l'auditorium Centro Pacetti in via San Giacomo 107 a 100 buchi di Montebrandone ci sarà una serata teatrale di beneficenza per presentare la 18ª edizione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare. Direttamente dal Vicos Cassacocchi di Napoli, la compagnia teatrale Gli Oscenici presenta Vedi Napoli a teatro e poi muori per la regia di Marco Trionfante. La serata, organizzata dalla Fondazione Banco Alimentare Marche Ollus con il patrocinio del comune di Montebrandone, sarà dunque occasione per presentare questo evento solidale che si svolgerà il prossimo 29 novembre, volto ad aiutare le numerose persone povere del territorio che non riescono ad acquistare nemmeno i prodotti alimentari per vivere. E con questo è tutto, vi do una buona giornata e una risentirci alle prossime edizioni.